Cosa si aspetta al congresso di Rifondazione Comunista? Ma il congresso di Rifondazione Comunista è un congresso importante, di una forza politica che è stata determinante per farci vincere le elezioni politiche, le elezioni alla regione e le elezioni alla provincia. Io devo dire che su molti problemi mi sono trovato molto spesso d'accordo con Rifondazione, nel senso, per esempio, la difesa della sanità, la difesa delle pensioni, questi problemi della casa. Io personalmente sono favorevole anche alla riduzione dell'orario di lavoro, cioè lavorare meno per lavorare tutti e per una migliore qualità della vita, è uno slogan che mi convince. E io credo che questo congresso possa essere utile anche per cercare in qualche modo di favorire un maggior dialogo nel centro-sinistra, quindi può essere l'occasione di dibattito, sono presenti un po' tutti i rappresentanti dei partiti del centro-sinistra, potrebbe essere l'occasione anche per riallacciare meglio i rapporti del centro-sinistra che in questi ultimi tempi hanno avuto indubbiamente qualche segnale di allarme. La ringraziamo, la salutiamo, arrivederci. Arrivederci. Fosse ed è tendente a demolirne la statura per, dico, calcoli di potere di colui che meglio e più di tutti ha rappresentato quella diversità comunista che noi rivendichiamo con forza. Verso colui abbiamo assistito in questi anni a grandi cambiamenti anche nel nostro paese, con il crollo dei partiti tradizionali, dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista, e l'azione esemplare del Pullman di Pulita, a cui ancora oggi non possiamo che manifestare la nostra solidarietà, ha contribuito da parte. Abbiamo assistito alla fase riorganizzativa della nostra borghesia. Attraverso l'iniziativa politica e il coinvolgimento di tutti nella gestione del partito, un rapporto di fiducia, non solo e non tanto verso il compagno Michelangeli, ma nell'interesse generale del partito, tra il segretario e tutto il gruppo dirigente nel suo complesso. Ho speso, e lo sapete, tutte le mie energie in questa direzione, da tutti voi riconoscimento più alto, di rappresentarvi come capolista alle elezioni politiche della circoscrizione, energia per far conseguire quel brillante risultato al partito il 21 aprile qui nella nostra provincia. Scusatemi compagni per questa portata delle scelte politiche, qualche volta però i sentimenti entrano in campo e voglio dichiararmi orgoglioso di essere qui a rappresentarvi come segretario e come parlamentare comunista. E stare a certi compagni che non verrò meno al mio impegno e al mio dovere nei confronti del partito, che per il sottoscritto, che lascia per le ragioni che tutti conoscete, cioè l'attività di parlamentare, ha sempre il primato rispetto a qualsiasi ruolo funzionario. Chi raccoglierà questa eredità, dopo la stagione del compagno Maurizio Federico e di Mario Michelangeli, sono convinto che saprà fare di meglio e di più, perché è e deve essere delle cose un impegno e uno sforzo maggiore per far crescere questo partito dalle forti potenzialità. Infatti lo sforzo del nuovo segretario sarà e dovrà essere con l'avvocato Loreto Gentile, presidente della provincia di Frosinone. Che cosa ha colto di positivo e di negativo dalla relazione di Mario Michelangeli? Ma credo che come partito di Rifondazione Comunista le tesi le conosciamo già a livello nazionale. Per quanto riguarda il discorso a livello provinciale, credo che di non poter condividere la tesi di Michelangeli secondo cui nella provincia ci sarebbe una gestione verticistica delle funzioni, anche se riconosce che c'è trasparenza, c'è competenza, c'è impegno. Non mi sovviene nessuna situazione nella quale questa gestione verticistica si sia verificata, tant'è che in consiglio, in giunta, credo che non ci sono mai stati grossi problemi con tutte le forze rappresentate nell'amministrazione. Per quanto riguarda l'uscita del Partito Socialdemocratico, questa è stata una decisione autonoma di quel partito, si diceva per ragioni che interessano, per ragioni popolari, ma credo che questo di poter dimostrare che non è esattamente questa la ragione per la quale il Partito Socialdemocratico è uscito dalla maggioranza in amministrazione provinciale.
quindi credo che noi del partito di Rifondazione Comunista apprezziamo l'impegno con il quale sia i consiglieri che gli assessori, l'assessore provinciale si impegna ad appoggiare questa amministrazione, e fino ad ora non ci sono stati motivi di particolare difficoltà ad andare avanti insieme, perché tutti quanti, quelli della coalizione, sono presi da questo interesse a cercare di realizzare in provincia situazioni migliori per la collettività provinciale. Con qual è l'augurio che farebbe la Rifondazione Comunista per questo congresso, logicamente? Ah, credo di poter fare l'augurio di una, se non di un alleato, quantomeno di una persona che ha molto a cuore le sorti anche del popolo di questa ciociaria, e se credo che il partito di Rifondazione Comunista sicuramente è un partito che ha molto impegno nel sociale e a sostegno delle classi meno abbienti. Credo che in questo, anche se da posizioni diverse, il Partito Popolare al quale io appartengo, credo di poter dare, insomma, di avere le stesse necessità di portare avanti questo, una politica che abbia appunto dei riscontri a favore delle classi meno abbienti e anche delle classi medie, che hanno bisogno di sostegno soprattutto in questo particolare momento di difficoltà per tutti. La ringrazio. C'è stata la relazione ormai del segretario Mario Michelangeli. Che giudizio dà il segretario nazionale del Partito Socialdemocratico, avvocato Schirru? Un giudizio sicuramente positivo. Senza voler ripetere le cose che ho detto e sulle cose che ci accomunano, visto anche che sulla questione provincia sostanzialmente Michelangeli ha dato ragione alle nostre preoccupazioni, tant'è che ha chiesto formalmente una verifica politica alla provincia. Questa verifica l'hanno richiesta, per la verità, come abbiamo appreso oggi sulla stampa, anche i Verdi, e anche i repubblicani e i socialisti italiani nell'ultima riunione che c'è stata hanno avuto appunto degli interventi analoghi a quelli nostri e del segretario di Rifondazione Comunista. Quindi mi sembra che ci sia una convergenza sulla necessità di operare per il rilancio della coalizione centro-sinistra. La sinistra deve essere sempre insoddisfatta, bisogna cercare di tendere a fare meglio, e questo è il senso della nostra battaglia politica. Il presidente Gentile, che ho intervistato prima, ha detto che non era d'accordo su questo punto, cioè riconosce il lavoro della Fondazione Comunista, ma non era d'accordo sul giudizio di Mario Michelangelo. Ma io credo che, è un po' quello che ho detto anche prima, la cosa più importante è che coloro che governano la provincia debbono comprendere è che le critiche servono anche ad operare meglio. Non si può pensare che un'amministrazione possa essere esente da critiche. Le nostre sono critiche costruttive. Cioè questa insofferenza alla discussione, al dibattito, alla dialettica che a noi ci preoccupa, e questo lo dobbiamo superare, questa insofferenza, perché è un limite, sarebbe un limite, sarebbe grave nel centro-sinistra se ci fosse un fatto di questo genere, dovesse continuare un fatto di questo genere. Grazie.